sempre a Paola, a Lungomare, e sto per intervistare Maddalena Panaro, ex presidente, sì, presidente emerito, diciamo, dell'associazione I Nostri Angeli, alla quale faccio, che insomma credo sia la più qualificata, perché mi dice pure che fa parte anche della Croce Rossa, sì, quindi diciamo che sta, può spiegare benissimo quale sarà il programma del pomeriggio. Allora, quindi siamo localizzati qui sul lungomare, scelta appropriata apposta perché comunque è proprio un percorso stradale fondamentalmente. Facciamo delle attività in collaborazione con delle associazioni, tra cui Croce Rossa e tra cui la signora Loredana Soria, che è un'esperta in educazione stradale. Proprio con lei abbiamo costruito un percorso stradale che vedete all'inizio della nostra attività, dove i bambini cammineranno proprio con le loro gambe su questo percorso. Sono state costruite a mano da noi in associazione delle macchinine in cartone, macchinine, autobus, scuolabus, motorini, per fare in modo che i bambini proprio possano camminare sulla strada e avere poi l'incontro con i segnali stradali, le strisce pedonali, il semaforo, quindi vedere prima cosa di tutto a che livello si possono trovare i bambini di una certa fascia d'età a livello di conoscenze. Questo serve anche per noi per capire in quale direzione andare per l'educazione stradale, a livello di fasce d'età, per vedere le famiglie che preparazione hanno, cosa hanno trasferito ai figli per quanto riguarda un po' di cognizione di questa educazione stradale. E quindi questo sarà il percorso anche per noi, quindi conoscitivo appunto per il livello dei ragazzi. In più avremo in collaborazione con la Croce Rossa delle attività di gioco, dove la Croce Rossa simulerà una telefonata di soccorso al 118, quindi insegneranno ai bambini a fare questo famoso 118 e in più daranno loro delle indicazioni come comportarsi per quanto riguarda il riferimento di dove si trovano, quindi dei punti di riferimento per essere chiari quando fanno questa telefonata e far capire chi sono, dove sono, cosa vedono e a chi è successo l'evento. Quindi questa è l'attività della Croce Rossa che appunto lavora in collaborazione con noi stasera. Poi abbiamo le attività proprie nostre anche di associazione Nostri Angeli, che sono sempre dei giochi a quiz. Abbiamo dei cruciverba che verranno fatti dai ragazzi, verranno fatte delle domande tutte attinenti a quella che è comunque l'educazione stradale, informazione sull'educazione stradale, e quindi in collaborazione con loro daremo delle informazioni a loro dove non sapranno e loro ci faranno capire anche in questo caso che tipo di conoscenza hanno sull'educazione stradale. Poi avremo comunque anche delle attività di ricreazione, chiamiamole così, perché comunque verranno offerte ai bambini anche delle piccole colazioni per fare in modo che possano passare proprio con noi il momento del gioco del pomeriggio, perché ci sarà anche un laboratorio per i più piccoli. Un laboratorio dove vedrà i bambini piccolissimi, parliamo delle scuole elementari, dove coloreranno con dei colori a cera vari disegni che sono tutti attinenti a quello che è il tema stradale, quindi il semaforo, l'attraversamento, il vigile urbano, ecco, far entrare loro in quella che è la realtà proprio di vivere la strada da automobilisti, ma bensì anche da pedoni, perché loro sono piccoli ancora per mettersi sulla strada, ma poi ci arriveranno, insomma. Questa è l'attività che faremo stasera. Sentimi, questi pneumatici colorati sono decorativi o hanno una funzione? Allora, sono decorativi, perché comunque anche per far avere anche ai bambini un rapporto più, giocoso con quelle che sono le parti della macchina. Tante volte una ruota su un incidente stradale si sa che crea un po' di ansia e tensione. Allora, far capire ai bambini che sapendosi comportare, cercando comunque di rispettare le regole, le ruote possono essere non tutte nere ma anche colorate, ecco, non portare sempre l'evento tragico ma bensì un rapporto bello anche con l'autovettura. Questo è il nostro simbolo oggi. Benissimo, ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao.